Questo programma è offerto da... La nona puntata di Fase di Crescita, siamo giunti qui a San Vito, siamo sempre nella provincia di Rimini. Da circa 12 anni è ripartito il progetto per quanto riguarda il settore giovanile, accantonato momentaneamente quello della prima squadra, anche se da proprio da questa stagione il San Vito ha pensato bene di schierare tutta un'intera prima squadra formata dall'ex juniores, quindi ragazzi che hanno già appunto compiuto il 18° anno di età e sono anche avanti tra il 19° e il 20°, fanno parte della prima squadra che milita attualmente nella terza categoria. Un settore giovanile in forte sviluppo, qui c'è molto amore per questo sport, l'abbiamo toccato con mano, la passione di molti volontari che ha condotto proprio al San Vito ad essere ospitato qui nelle strutture che attualmente sono gestiti dai Delfini Marecchia. Il presidente Alessandro Cinzi, che poi avremo modo di sentire, appunto si augura di poter risolvere in meglio questa situazione, magari sogna un giorno un centro sportivo tutto suo dove far divertire questi ragazzi, perché l'obiettivo è semplicemente quello di portare ogni bambino che faccia parte appunto del San Vito a coronare il proprio sogno, quello di divertirsi rincorrendo per l'appunto un pallone, possibilmente sui terreni di gioco della società. 12 anni non sentili, siete cresciuti anno dopo anno in fatto di iscrizioni, questo penso che sia una grande soddisfazione per voi. Sì, sempre di anno in anno, noi siamo partiti nel 2010 con una quindicina di bambini, oggi dopo 8 anni ne abbiamo 130, quindi anno dopo anno stiamo sempre crescendo, siamo molto contenti di questo. Gli obiettivi quali sono, dato che anche il fatto di juniores lo scorso anno avete fatto una cosa bellissima portando direttamente i ragazzi che allora la componevano a formare quest'anno la prima squadra che prende parte al campionato di terza categoria? Ma l'obiettivo principale della nostra società è di far divertire i ragazzi, di dargli un posto tranquillo, sicuro, dove possono divertirsi. Poi i risultati sportivi sono in seconda parte. Sicuramente quest'anno, avendo fatto la terza categoria, per dar modo anche a quei ragazzi che finiscono il percorso con gli allievi da noi, sicuramente ci aiuterà questo a creare un cerchio, un volano che possa andare avanti negli anni. Parliamo delle strutture, tante, ben tenute, ma purtroppo non sono di vostra proprietà al momento. Sì, questa forse è l'unica nota dolente, perché le strutture ne abbiamo ma sono tutte in affitto, non ne gestiamo neanche una, quindi sicuramente una società come la nostra avrebbe bisogno di essere in loco direttamente sulla struttura ed essere i gestori della struttura. Qui su questo campo ringraziamo la parrocchia che ci concede la possibilità di allenarci, e poi nel campo invece principale, dove svolgiamo attività di allenamento e partite tutti i sabati e le domeniche, chiaramente stiamo pagando un affitto al comune come molte società. Rapporto con le famiglie, i genitori come sono? C'è stato mai qualcuno che ha recato qualche problema in questi anni? Tutti noi genitori, anche io sono genitore di un ragazzo che gioca a calcio, quindi tutti noi genitori pensiamo di essere dei mister e sappiamo noi cosa, dove sono bravi i nostri figli. Noi ci dobbiamo fidare da genitori di quello che fa la società, perché abbiamo elementi competenti dentro la società dove i ragazzi li vedono durante l'allenamento, durante la partita, e dove loro li devono consigliare, non noi da genitori. Però ti dico che noi qua in tanti anni non abbiamo mai avuto problemi con i genitori, con nessuno.
Senti Alessandro, questa è una domanda che stiamo facendo un po' a tutti gli addetti ai lavori per quanto riguarda i settori giovanili. Oggi sono cambiati i tempi rispetto a quelli di una volta, c'è molta arte sedentaria da parte dei ragazzi. Come cercate di spronarli, di invitarli a giocare a pallone, di calpestare questi terreni di gioco, soprattutto nelle giornate più fredde dove il terreno è forse anche al limite della praticabilità? Ma quello che muove la passione, anche io ho giocato calcio, deve essere la passione per il calcio e lo stare bene con gli amici. Quando tu trovi un punto di aggregazione, un punto di ritrovo, non fa paura se è freddo, se piove, se c'è un po' di fango, anzi quelle sono le giornate poi alla fine più belle. Noi qua non abbiamo problemi assolutamente da quel lato lì, perché tutte le squadre che abbiamo sempre una grandissima percentuale di ragazzi che vengono a fare allenamento. Campionati importanti, vedo che avete delle trasferte nel Ravennate e anche nel Bolognese, come vi organizzate in tal senso? Sì, sicuramente qui dovrò ringraziare, lo faccio molto volentieri, i genitori che si sobbarcano queste trasferte, perché non siamo attrezzati con pulmini vari, ma è tutto autoctono, quindi si sobbarcano chilometri, orari un pochettino proibitivi, però per i figli questo è altro si fa. Quindi tanta disponibilità anche da parte dei genitori? Tantissima. Una mano per quanto riguarda la dirigenza? Tantissima. E questo è bello, perché penso che comunque anche accompagnare i ragazzi, vederlo appunto giocare, penso che sia la cosa più importante, soprattutto quando si cresce, no? Nello sviluppo. Sì, la viviamo tutti come una grande famiglia, come in effetti è. Siamo sotto il campanile, ma è una grande famiglia. Marco, la prima cosa che si nota venendo qui a San Vito sono le strutture. Quanti campi avete? Davvero tantissimi, tutti ben fatti. Devo farvi complimenti. Grazie, questo è sicuramente anche un motivo di d'orgoglio, perché ci sono tantissimi volontari che lavorano soprattutto durante le pause invernali e estive a cercare di sistemare i campi nel migliore dei modi, per permettere ai ragazzi poi durante la stagione di potersi allenare su delle strutture adeguate. Marco, quante compagini ci sono attualmente a comporre il settore giovanile e quanti bambini ci sono circa iscritti a questa scuola? Come compagini intendi il numero di squadre? Sì. Il numero di squadre partiamo dagli allievi, che sono il 2003, poi facendo tutta la trafila, giovanissimi, esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici. E il numero dei tesserati si aggira intorno ai 130 ragazzi. Vedendo anche le tante figure che compongono lo staff tecnico, il progetto San Vito ha raggiunto l'obiettivo finale o siete in continua espansione? No, più che altro è un continuo di crescita dall'inizio della nostra società, che è nata nel 2006, partendo con un gruppo di 10 bambini, e col passare degli anni questo numero è sempre aumentato, arrivando a superare i 100 ragazzi 2 anni fa, e ancora siamo in crescita, quindi questo penso sia di buon auspicio e vuol dire che in questi anni abbiamo lavorato bene. Un percorso fatto di tradizione storica, la prima squadra un tempo ha militato in categorie superiori, eccellenza, promozione, prima categoria, quest'anno si è ripartiti dopo tanti anni di sospensione da una terza categoria. Raccontaci qualcosa in più. Allora, noi siamo nati, la prima squadra che si chiamava la San Vitese, era una società a parte da noi, poi col tempo loro sono falliti, noi quando siamo nati nel 2006 abbiamo fatto solo puro settore giovanile e da quest'anno siamo partiti a fare la terza categoria col gruppo di ragazzi più grandi che avevamo, che avevano finito il loro percorso nel settore giovanile. Quindi diciamo con l'under 18? Sì, su 24 tesserati ci sono 14 ragazzi del 2001 e poi gli altri che vanno a completare la rosa sono un gruppo di ragazzi che facevano il centro sportivo. Una bellissima iniziativa a mio modo di vedere, dando a loro un proseguimento in difesa di questi colori. Certo, penso che a livello di categoria siamo la squadra più giovane del campionato, questo sicuramente è una bella cosa per noi, vedere questi giovani che crescono e si stanno confrontando con il calcio dei grandi. Marco, il presidente non vuole parlare di obiettivi in fatto di risultati, però facendo campionati tosti con compagni del Bolognese e del Ravennate, immagino che qualche soddisfazione vogliate ritagliarla, o no? Sì, ci sono il gruppo degli allievi e dei giovanissimi che fanno tutte e due un campionato interprovinciale, ci sono trasferte fino alla provincia di Ravenna e di Bologna, Forlì e il circondario di Rimini. È un campionato tosto,
però questo qui ci permette secondo noi ai ragazzi di fare una crescita importante, confrontandosi con realtà magari superiori, però sicuramente è una bella esperienza per loro e allo stesso tempo vediamo anche che non siamo di certo inferiori a tutti, ma ce la giochiamo con quasi tutte le squadre. Sai Marco, ascoltando un po' le parole del presidente, le tue credo che siate riusciti nel vostro intento, nel senso che siete una società radicata nel territorio, anche se in mezzo tra la provincia di Forlì e Cesena e quella di Minese. Però oggi si torna finalmente a parlare di calcio, settore giovanile e soprattutto di San Vito. Sì, questo è, diciamo, il lavoro che abbiamo fatto in questi 12 anni, sta portando dei frutti. Anni fa magari venire a giocare a San Vito per qualcuno poteva essere una passeggiata, invece adesso si stanno confrontando con una realtà ben organizzata, seria, e anche la qualità dei ragazzi è in costante crescita. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGDF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Sei una società sportiva e vuoi avere un campo da Serie A? Start & Green ti aiuta! Start & Green propone sui campi sportivi per la rigenerazione il SEM Blue Top Overseeding per il mantenimento del tappeto erboso e il concime Turf 4. Start & Green è presente come azienda sul territorio romagnolo, online al sito semipratofertilizzanti.com o sui social, pagina Facebook Start & Green. Infine, disponibile per consulti telefonici gratuiti al 348 58 36 625. Romagna Sport, primo dal 2001. La prima testata giornalistica che ha creduto nello sport dilettantistico online. Il primo sito in Italia che ha pubblicato le foto dei singoli atleti e tecnici. I primi ad aggiornare i risultati live durante le gare, proprio come i professionisti. I primi a pubblicare la carriera degli atleti. I primi e gli unici ad avere il calciomercato interattivo. I primi a dare spazio alle news di tutti gli sport. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. Massimo, a San Vito si fanno le cose in maniera ottima e seriamente. Finalmente parliamo di calcio, quello che piace a te. Ma sì, questo è un calcio sinceramente genuino, quello che si dice è calcio di un tempo, perché siamo a cospetto anche di un terreno della Curia, quindi ci alleniamo in queste situazioni per effetto anche che San Vito è una società a livello proprio sociale.
chiaramente l'impegno mio e di tutti gli allenatori che sono all'interno di questo progetto è quello di portare anche qualità. Chiaramente i numeri fanno la differenza come in qualsiasi altra situazione, però siamo bene organizzati e da quest'anno probabilmente le soddisfazioni anche ai ragazzi, ma soprattutto alle persone che sono del paese. Ricordiamo comunque che San Vito non si avvale solo dei ragazzini che, del territorio, ma vengono praticamente anche dai comuni limitrofi, vedi San Mauro, vedi Sant'Arcangelo e vedi anche realtà che si affacciano al mare. Quindi per noi è un momento di ritrovo per i ragazzi, ma soprattutto è una questione che i ragazzi si trovano bene. Se vengono da lontano probabilmente qualche stimolo in più riusciamo a darglielo e a questo ci affidiamo. Sai, la cosa più bella che mi è piaciuta molto è come chi fosse a un percorso finale di giovanili fosse stato preso in considerazione e mandato a costituire la prima squadra che è ripartita da questa stagione dal campionato di terza categoria. Allora, il progetto è quello di far rimanere sul territorio i ragazzi più a lungo possibile e quest'anno il Presidente ha visto bene, assieme alla società e ai suoi collaboratori, di fare una terza categoria, iscriversi a una terza categoria per dare modo a questi ragazzi che cominciassero a partire sì in un calcio vero, quindi non più di settore giovanile. Ricordiamo che all'interno ci sono 6-7 ragazzi del 2001, quindi in una realtà dove l'anno scorso facevano allievi, trovarsi in terza categoria non è un passo così semplice, però le soddisfazioni siamo convinti che possono arrivare, anche per effetto che la società, ripeto, è una società sana. L'unione tra società e genitori, gli stessi si offrono di accompagnare nelle lunghe trasferte i propri ragazzi. Questa è una bellissima cosa, una bellissima iniziativa. Assolutamente sì, perché questa è la congregazione di San Vito, diciamo così, perché la situazione di avere i genitori che compiono anche delle trasferte abbastanza lunghe, dove magari all'interno di queste trasferte poi li accompagniamo anche con una mangiata a tavola con tutti i ragazzi, con tutti i genitori, è probabilmente un punto di ripartenza. È chiaro che è un campionato difficile per questi ragazzini, perché molto spesso si trovano con dei pari età, ma molto spesso anche con 3-4 ragazzini che sono al di sotto dell'età prevista. Per cui il nostro intento è quello di far migliorare i nostri ragazzi e credo di poter dire che i risultati stanno arrivando. Si può dire che dopo tanti anni di sacrifici, e perdonami per questa espressione, non sia più questa una società snobbata ma radicata in questo territorio? Non basta semplicemente perché San Vito, se ci pensiamo bene, è territorio di San Vito, sì, però è frazionato fra comune di Cesena, quindi realtà provinciale di Cesena, e l'ultima della provincia di Rimini. Nel contempo lo stesso San Vito è suddiviso anche in due realtà, quindi San Vitesi e parte del comune sotto quella diciamo amministrazione di Sant'Arcangelo, per cui si è ritrovata in questa situazione, ma in questa stessa situazione si sta movimentando molto bene. A livello di crescita in base alle capacità dei ragazzi e ai più promettenti, come pensate di muovervi? Guarda, i ragazzi sono seguiti, poi un attimino anche con la mia presenza abbiamo avuto modo di confrontarci con delle squadre professionistiche e con degli osservatori. Con loro siamo a stretto contatto per qualsiasi tipo di situazione che si possa creare, anche per qualsiasi tipo di età. Lo stesso Sant'Arcangelo, diciamo, sì, ha preso qualche ragazzino, ma diciamo che ci stiamo movimentando sul territorio riminese. Rimini quest'anno ne ha portati a sé 3. E abbiamo 4 ragazzi nelle federazioni provinciali, quindi nei comitati che fanno il raggruppamento, e ci sono buone situazioni per delle soluzioni di campionato, diciamo, della FIGC, dove i ragazzi magari vengono seguiti e rappresentativi. E in più mi viene da dire che qualche ragazzino probabilmente a dicembre verrà anche visionato da squadre professionistiche di alto livello. Mister, sappiamo che nel campionato Pulcini cambieranno gli spazi, e quali principi intendete adottare a livello di sistema di gioco? Io ho cominciato quest'anno con loro, e sono 16, e sono dei 2009, sono al primo anno dei Pulcini e quindi sarà il primo anno in cui giocheranno a 7, quindi 7 contro 7 con il portiere. Fino all'anno scorso erano abituati a giocare in 5. Quindi da quest'anno dobbiamo inserire dei principi di gioco, cosa che fino all'anno scorso
gli era consentito di essere più individualisti da quest'anno, quindi prendere il pallone e superare l'avversario, contare di meno sul compagno. Da quest'anno invece dovranno per forza contare sul compagno, perché in sette, nello stesso spazio di gioco, portare la palla diventa difficile, e soprattutto diventa difficile superare non un avversario ma più di un avversario. Lo spazio è lo stesso, ci sono più giocatori, quindi da quest'anno gli inseriamo dei principi di gioco nell'allenamento, però non glieli dico io, ma cerco di fargli fare degli esercizi per cui loro sviluppino questi principi. Praticamente si tratta di apprendere quella che è una tattica, ma non una tattica di squadra, una tattica individuale. La tattica di squadra porta a dei giocatori che ripetono dei movimenti assieme, e invece la tattica individuale porta dei giocatori che applicano dei principi. E noi vogliamo che nel settore giovanile i giocatori imparino la tattica individuale, imparino i principi di gioco, diventino dei giocatori di calcio, dei giocatori intelligenti che ragionano. E se noi gli insegniamo la tattica di squadra non facciamo questo. Perché? Perché risolviamo noi i problemi, gli diamo degli strumenti per portare a termine una partita con risultato vincente, ma poi quando andranno in un'altra squadra che applica una tattica diversa, loro dovranno ricominciare da capo. Noi invece gli vogliamo dare dei principi di gioco, che è una cosa diversa. Sei sempre vigile. Hai interrotto un attimo l'allenamento per allacciare lo scarpino a un bambino. È una bella cosa. Beh, certo. Diventano una squadra, ci aiutiamo tutti, dal più grande al più piccolo. Ci deve essere sempre molta armonia tra di noi, aiutarsi sempre e aver fiducia l'uno dell'altro. Senti Alberto, per quanto riguarda l'approccio che hai con loro, sei più, diciamo, un amico che un allenatore, più il cosiddetto fratello maggiore, un padre? Un po' di tutto, perché ci vuole divertimento, devono imparare, ma anche un pochettino di disciplina. Giustamente ci deve essere. 4 anni a San Vito, cosa ti ha portato nel cuore e cosa ti sta dando anche attualmente? Mi ha portato nel cuore, mi sono affezionato tantissimo a questi bambini perché sono molto bravi. Grazie anche alla società e alla collaborazione dei genitori dei bambini che hanno fiducia in me. Quindi questo mi rende orgoglioso di far parte di questa piccola squadra. E quindi da qui alla fine quale deve essere il tuo motto? Divertirsi e crescere col pallone e i compiti a casa che non vanno mai dimenticati. No, la prima cosa che devono fare prima di venire a fare gli allenamenti, glielo dico sempre. Però qui mi fai un assist parlando sempre tecnicamente di calcio. Se i genitori ti dicono che il bambino ha trascurato la scuola, come ti comporti da educatore esterno? Prima glielo faccio capire, poi c'è anche l'allenamento dopo. Non hanno fatto i compiti, gli tolgo un po' il pallone per 10 minuti, è la punizione più grossa per un bambino, togliergli il pallone. Ed efficace? Efficacissima. Quindi consigli per l'acquisto, veniamo da te allora. Ok, grazie. Senti, partiamo da questa curiosità della prima squadra. Io sono nato a San Vito, quindi calcisticamente dalla prima squadra ho giocato quando ero in prima, quando ero in promozione, e finalmente era ora, dopo un settore giovanile con 100 ragazzini, era ora di ripartire con la prima squadra. Pazza idea è venuta con gli allievi, che sono invece di farli fare la juniores, partiti con il gruppo, con qualcuno che veniva dalla UISP, qualcuno che veniva da fuori, e con la squadra più giovane del campionato. Quanti siete adesso? 22. Invece per quanto riguarda i ragazzi che stai allenando oggi, se mi fai una breve presentazione, quanti sono loro? Sì, allora i ragazzi questi sono 2007 e qualche 2008, sono 16 ragazzi, sono io la prima esperienza con loro, hanno passione, seguono e basta. L'obiettivo quale deve essere per ragazzi così giovani? L'obiettivo secondo me per loro deve intanto innamorarsi di questo gioco e avere la passione. Purtroppo per fortuna loro hanno tante altre passioni, che può essere la PlayStation, può essere il computer, può essere il telefono, e quindi tornare un po' a quello, alla mia generazione, quindi avere sempre il pallone nei piedi, divertirsi. Loro devono crescere, devono soprattutto innamorarsi di questo sport, di questo gioco. Fai per spronarli e tenerli attenti quando anche li fai fare
Spronali, Spronali, intanto tenere sempre i ritmi alti, variare le esercitazioni, cercare di essere il meno noioso possibile, ma nel meno noioso vuol dire anche fare gli esercizi bene. E sicuramente la parte ludica non può mancare in questa età, e sempre il contatto col pallone. Loro sempre il contatto, cercare di fare tutte le esercitazioni sempre con il pallone tra i piedi. Tu che sei nato a San Vito e che hai questa passione forte per questi colori, cosa ti senti dire a questa società? Diceva il presidente, ha usato una parola, famiglia. Sì, diciamo che è stata lodevole l'iniziativa, perché a San Vito, pur avendo sempre avuto una prima squadra che magari è andata su anche in promozione eccellenza, non ha mai avuto settore giovanile numeroso, anzi tante volte c'era solo la juniores o c'era solo la categoria allievi e mai tanti ragazzini, quindi è stato fatto il contrario, c'è partito dai ragazzini per arrivare a rifare la prima squadra, quindi credo che il concetto sia giusto e sia stato fatto ripartendo dai giovani. Abbiamo visto l'amore che nutrono anche gli allenatori per i loro bambini, alcune immagini particolari, quelli che alcuni allenatori si fermano, allacciano le scarpe ai bambini che stanno facendo allenamento, li spronano, li invitano a seguire bene l'esercizio, ma soprattutto c'è sempre la partitella che porta all'atto finale, quello del divertimento. Tanti esercizi fatti sempre all'insegna del divertimento, diciamo che ci sono tutti i presupposti perché questo progetto si sviluppi ancora di più. Qui bisogna fare i complimenti perché, come dicevo all'inizio di questo servizio, le persone che fanno parte di questa società sono tutti volontari. Parliamo ovviamente dei titolari che hanno voluto fortemente 12 anni fa riaprire il settore giovanile qui a San Vito e dargli anno per anno un cuore, un'anima, la propria vita, e appunto questo si è potuto concretizzare grazie alla passione di tutti questi dirigenti, ma anche alla collaborazione dei genitori. Quest'anno molte squadre del San Vito fanno il campionato che li porta ad eseguire trasferte importanti nel Ravennate e nel Bolognese. I genitori stessi si offrono di accompagnare i ragazzi perché il San Vito, come avete sentito proprio dal presidente, non ha un pulmino che possa organizzare le trasferte, e da qui si nota quello che noi chiamiamo collaborazione, ovvero tra genitori e società sportiva. Questo è veramente calcio, è la vera passione per questo sport che può portare davvero lontani. Siamo arrivati al 12° anno, noi gli auguriamo quantomeno minimo altri 12 anni di piena passione e di divertimento puro.